cominciamo? Cominciamo perché avrebbe dovuto cominciare il nostro nuovo responsabile, dottor Claudio Croni, a cui è capitato un imprevisto familiare stamattina, per cui neanche il conaccio non ce la fa, scusandosi moltissimo e pregandomi di scusarlo presso di voi per la sua dispiaciutissima impossibilità a essere presente oggi. Per cui risorgerete me e cominciamo subito così, prima cominciamo e prima potete andare a casa. Io mi auguro vivamente, visto che la giornata non è cominciata sotto i migliori auspici, che riusciamo ad arrivare alla fine, riusciamo soprattutto a vedere qualcosa. Chi mi conosce sa che il mio rapporto con le macchine non è dei più tranquilli. Più in là della penna d'oca e della pergamena faccio fatica ad andare. Comunque ho fatto amicizia con questo strumento che, tutto sommato, visti i miei preconcetti, si è rivelato anche piuttosto promettente. Dunque, intanto vi faccio vedere, per cominciare, come si accede a questa cosa che sto per presentarvi. Mi è sembrato, c'è un indirizzo internet da cui potete accedere direttamente, però mi è sembrato più corretto farvi vedere come si arriva dalla pagina dell'istituto. Dopodiché vi farò una brevissima premessa, perché altrimenti diventerebbe abbastanza criptico capire di che cosa stiamo parlando. Una volta arrivati, penso che la maggior parte di voi conosca questa pagina, che è la pagina dell'istituto, bisogna andare nel box di sinistra sugli argomenti, alla voce libri antichi, si clicca e si apre, bene, la pagina relativa. La scorrete, se avete voglia di leggerla, per vedere cosa abbiamo fatto come soprintendenza in questi anni, potete farlo. Altrimenti, in fondo, dove c'è approfondimenti, ci sono due voci: acquisizioni bibliografiche e pubblicazioni di cataloghi e studi. Cliccate su pubblicazioni di cataloghi e studi e si apre questa pagina che elenca alcuni dei lavori con relative pubblicazioni di cui ci siamo occupati. Alla voce approfondimenti vedete che la prima è la mostra virtuale Sapori Biblioteca. Cliccate su Sapori Biblioteca, si apre la copertina esplicativa di come è nato questo lavoro. Alla fine della pagina c'è l'indirizzo internet. Cliccate su questo e si apre la pagina del relativo lavoro. Tutto quello che sto per raccontarvi è scritto qui, però ve lo riassumo brevemente perché sarebbe troppo lungo leggerlo parola per parola. Come è nato questo lavoro? Complessivamente è nato nel 2014, quando nell'ottobre, in tardo autunno, il direttore mi chiese di se mi era possibile produrre un lavoro che si potesse collegare con l'imminente evento che l'Italia stava aspettando, e cioè l'esposizione universale di Milano del 2015. Ovviamente l'unica cosa che potevo fare era vedere se fra il materiale che bazzico quotidianamente, cioè i libri antichi, ci poteva essere qualche cosa. Non vi sto a fare la storia adesso, perché poi qualcuno di voi la sa già, qualcuno la leggerà qui. Questa ricerca e questo lavoro di consultazioni, di banche dati, di libri presso le nostre biblioteche ha dato come risultato il volume che probabilmente molti di voi conoscono, Agricoltura e Alimentazione in Emilia Romagna. A questo lavoro sono seguiti degli incontri nati conversando con i colleghi delle varie biblioteche della regione, che si sono dichiarati favorevoli a organizzare delle conversazioni, non sarei per dire convegni,
ma delle conversazioni alle quali hanno partecipato tante persone, bibliotecari, archivisti, accademici, studiosi, persone di varie afferenze che hanno dato la loro collaborazione, devo dire, con grandissima generosità e ovviamente con grande professionalità. Questa serie di incontri, che sono stati 9 in tutto, che si sono svolti tra la fine del 2015, quindi circa novembre 2015, e aprile, maggio, adesso non ricordo esattamente, dell'anno successivo, si sono riuniti, diciamo, in una serie che abbiamo chiamato Sapore in Biblioteca. Arrivata alla fine di questo percorso, mi sono resa conto che questi incontri avevano prodotto un materiale di vario genere da parte delle persone che vi avevano collaborato, che sinceramente sarebbe stato un gran peccato che andasse disperso. E quindi ho proposto al direttore di recuperarlo in una qualche forma, ma sul momento né a me né a lui era venuto in mente in quale forma si poteva fare, anche perché i materiali raccolti, come vedrete, erano di natura talmente varia che diventava difficile ridurli in una forma cartacea, cioè nei soliti atti di convegni e cose di questo tipo. Fortunatamente la collega Silvia Ferrari, che mi ha accompagnato fidelissima in tutti questi incontri, si è ricordata di aver assistito a un convegno in cui si parlava di questa piattaforma chiamata Movio, acronimo che sta per mostre virtuali online, che era appena stata presentata dall'ICU, dall'Istituto Centrale per il Cartago Pubblico, che l'aveva realizzata con un progetto in collaborazione con Telecom. Allora ci siamo informati, abbiamo saputo che potevamo accedere a questa piattaforma tranquillamente con l'istituzione pubblica e gratuitamente, e quindi ci siamo attrezzati in merito. L'abbiamo fatta installare presso i nostri computer e abbiamo cominciato a lavorarci. E effettivamente è una piattaforma che si è rivelata, e lo dico appunto da amanuense radicata e impenitente, si è rivelata molto utile e molto adatta ad accogliere i materiali che io mi ero ritrovata per le mani. Vedendo la pagina, se voi andate nella pagina dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico dedicata a questo Amodio, quindi alle mostre virtuali, e guardate nella sezione progetti realizzati, vedrete che ce ne sono già circa una novantina, e anche dopo questo, che naturalmente ho subito segnalato, appena portato a termine, perché l'unica condizione richiesta da Vico era appunto di segnalare il completamento del progetto per poterlo inserire nella loro lista, vedrete che ce ne sono almeno un'altra ventina, quindi vuol dire che le varie istituzioni che hanno scoperto questa piattaforma hanno deciso che effettivamente è molto, molto utile e molto comoda, anche perché permette di realizzare mostre, quindi esposizioni, quindi eventi che danno la possibilità al pubblico di conoscere i tesori e i patrimoni di vario genere custoditi presso le nostre istituzioni, praticamente a costo zero. E questo non è, di questi tempi, non è una cosa da poco. Allora, intanto comincio. A questo punto, d'accordo col direttore, ho cominciato a inserire i materiali che, con l'aiuto di un preziosissimo collega informatico che oggi non può essere con noi, i materiali che avevo raccolto. E adesso, man mano che vi farò vedere, capirete per quale ragione questo è uno strumento molto più adatto al tipo di materiali che avevo a disposizione. Per poter spiegare
spiegare la nascita del ciclo Sapori in Biblioteca, ho pensato di inserire una introduzione che ho chiamato il progetto ispiratore. Allora, quella che vedete qui sulla sinistra è praticamente l'indice di questo lavoro, cioè da qui voi potete accedere alle varie sezioni del lavoro. Il progetto ispiratore, adesso ecco, velocissimo, caspita, racconta brevemente quello che vi ho appena detto, con in più il nome di tutti i colleghi dell'IBC che mi hanno aiutato e che hanno collaborato all'impresa della realizzazione del volume. Se entrate in volume Agricoltura e Alimentazione Emilia Romagna, vedete che si apre una tendina con diciamo dei sottocapitoli. Allora, qui vedete un piccolo video esplicativo che fu realizzato prima della presentazione del volume. Tutti i video che vedete in apertura dei capitoli che vi farò vedere man mano sono stati realizzati dalla collega Beatrice Orsini, che ringrazio moltissimo. Allora, qui ho inserito che cosa? Voi troverete dei link, quindi le scritte in rosso sottolineate sono date da collegamenti. Cosa ho fatto? Ho inserito il PDF del volume che la casa editrice mi ha fornito. Adesso per comodità l'ho già aperto perché è poderoso e quindi di apertura un po' lenta, ci vuole un po' di pazienza, si tratta di un paio di minuti però per velocizzare. Ecco, qui voi vedete il PDF del volume, questo, che è interattivo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dà la possibilità di ricerca in due modi. Ecco, vedete, questa è la copertina, poi man mano che lo scorrete scende pagina per pagina e voi potete leggere il contenuto del volume. Un'altra collega, Maria Natosi, mi ha allestito il segnalibro, quindi se voi cliccate qua su si apre il segnalibro che vi dà la possibilità di andare direttamente alla pagina che vi interessa. La suddivisione in sezioni, se la, qui è già aperta, vedete ci sono le schede intestate agli autori. Se scorrete ancora e aprite, cliccate sulla freccetta, si aprono le singole schede, quindi voi cliccando sulla scheda andate direttamente all'autore o all'argomento che vi interessa. Se andate invece in fondo e volete fare la ricerca con un'altra modalità, potete andare per esempio all'indice dei nomi di persona, qui avete l'indice completo. Se vi interessa, se vedete un autore che vi interessa e volete vedere tutte le pagine in cui è citato, basta che clicchiate sul numero della pagina e vi ritrovate nella pagina che vi interessa. D'accordo? Questo per così, a livello di comunità. Torniamo qui. Ho anche suddiviso il PDF nelle varie sezioni, per cui se a qualcuno interessa una sola delle sezioni che ho trattato nel volume, la può vedere entrando nei singole sezioni. Chiude questa pagina il video che fu realizzato dalla Biblioteca dell'Archiginnasio quando il volume venne presentato nell'ottobre del 2015. I sottocapitoli legati a questa pagina si riferiscono a alcune cose. Se qualcuno ha visto il libro e ha letto la mia introduzione, saprà che avevo fatto riferimento, avevo indicato soltanto la bibliografia nel volume, anche se nelle mie ricerche avevo consultato diverse pagine web. Mi sembrava fuori luogo fare una sitografia su
su un libro cartaceo, perché in genere gli indirizzi web sono estremamente complicati e lunghi, e stampati su una pagina cartacea perdono del loro senso. Per cui mi ero ripromessa, se mai un giorno avessi continuato questo lavoro, di pubblicare la sitografia che ho consultato, e questa è stata l'occasione. Per cui c'è la pagina della sitografia con tutti gli indirizzi che ho consultato per l'elaborazione del volume. Non vedete i veri e propri indirizzi perché li ho legati a nomi di autori o argomenti che sono quelli per i quali le ho consultate, quindi ho pensato che fosse più comodo vederlo in questo modo. Le immagini che vedete, che accompagnano, per cui vedete per esempio Carlo Giovanelli, ho cercato di fare una cernita dei siti che ho consultato e ho cercato di collegarmi con quelli che davano più garanzie di serietà e di ricerca. Questo per esempio è addirittura un testo digitalizzato su quell'autore. Le immagini che vedete sono tutte legate agli argomenti trattati. Servono, non sono sincera, sono di carattere coreografico, però danno conto anche di edizioni di autori che magari nel corso del lavoro non sono stati per varie ragioni presi in esame. Per ognuna di queste immagini voi avete, vedete, se andate sull'immagine vedrete che ognuna delle immagini ha la didascalia con segnalato l'autore, il titolo, le note tipografiche e il nome di almeno una biblioteca che lo possiede, e in molti casi è la stessa biblioteca che ha fornito l'immagine. Vedete, questo per esempio è un libro che è posseduto dal museo della città contadina di San Marino di Bentivoglio. Insomma, sono tutte targate, come si suol dire. E questa è la pagina del vedete, abbastanza chiaro, faccio spegnere la luce, preferite proviamo a vedere se con la luce spenta vedete più chiaramente anche voi che vi siete nascosti nelle ultime file. Va meglio? Ok. La pagina che segue, e che è intitolata Le copie digitalizzate, contiene l'elenco di tutte le edizioni che ho descritto nel volume del Cultura e Alimentazione e di cui sono riuscita a trovare la copia digitalizzata. Per cui voi in questa pagina, se vi collegate alla riga rossa sottolineata, andate direttamente alla copia digitalizzata. Le ho trovate, devo dire, quasi tutte, e sono molto contenta di questo. Vuol dire che il lavoro di digitalizzazione dei libri antichi ferve. Vedete, il nome, titolo e autore e titolo sono preceduti dal numero della scheda. Il numero della scheda fa riferimento al volume Agricoltura e Alimentazione. Li trovate, e in questo modo ho trovato moltissime pagine web, moltissimi siti di quindi biblioteche digitali. Questo è un altro, vedete, voi quando siete a questa pagina ovviamente la potete consultare come meglio preferite, se la volete consultare a piena pagina, a pagina doppia. Queste sono scelte che farete poi voi quando consultate questa pagina. Queste sono tutte le copie digitalizzate che sono riuscita a trovare e che sono contenute nel volume. E questa è tutta la pagina, anche qui come vedete ci sono le immagini con la relativa didascalia. Dopodiché ho fatto così a tempo perso, mi sono venute in mente due cose che ho chiamato due ricerche extra che ho completato, quindi realizzato e completato proprio in questi ultimi mesi, poco prima dell'estate. La prima che ho chiamato supplemento di indagine 1,
racconta di un libretto di ricette in cui mi ero imbattuta nel corso delle ricette per la realizzazione del volume, ed è un librettino di ricette bolognesi che avevo trovato citato da moltissimi studiosi, ma che non ero riuscita a trovare se non in una terza edizione, perché ne ha conosciute diverse. È un librettino curiosissimo, che nell'arco dell'Ottocento, dal 1843 al 1874, è stato pubblicato, stampato 4 volte e ogni volta con titoli diversi. Al tempo della ricerca ero riuscita a trovare soltanto la terza edizione, che era posseduta dalla Biblioteca d'Arte e Storia di San Giorgio in Poggiale, ma siccome mi ero data come regola di citare possibilmente la prima edizione delle opere che prendevo in esame, e la prima e la seconda, anche la seconda edizione, al momento non ero riuscita a reperirle in nessuna biblioteca, l'ho accantonato ripromettendomi di riprenderlo in un secondo momento. L'ho fatto perché nel frattempo sono riuscita, grazie alla segnalazione di Elisa Ancarani, che ha cominciato 2 anni fa a catalogare la Biblioteca Arcivescovile di Bologna, a trovare la seconda edizione. Un libretto di ricette nella Biblioteca Arcivescovile, nel fondo di Monsignor Brementani, che era un bibliofilo non da poco, e che fra le varie cose aveva trovato persino questa. E quindi a questo punto sono riuscita a trovare la seconda, la terza e la quarta, ma la prima no. La prima continua a essere una primula rossa. Ne ho trovato traccia nell'inventario manoscritto di Lord Westbury sui libri di cucina italiani, pubblicato poi da Olsky negli anni 60, ma devo dire che non ho ancora incontrato nessuno che lo abbia visto personalmente, per cui questa è una ricerca che lascio aperta, che ha voglia di fare questo tipo di indagini. Anch'io adesso, quando sono in pensione, ma che darsi che mi faccia questo tipo di cose. Allora, in questa pagina che cosa ho inserito? Ho inserito la digitalizzazione della seconda edizione, quindi quella posseduta dalla Biblioteca Arcivescovile, che voi qui potete consultare, vedete, la vedete così, però se voi cliccate su questo segnetto qua, ve la ritrovate in full screen e ve la potete consultare e leggere molto comodamente, perché c'è tutto, è un libricino di ricette, molto curioso. Questa è la seconda edizione, nel box sotto c'è la terza edizione, la quarta non l'ho digitalizzata perché praticamente, se non identica, molto molto simile alla terza. E poi ho fatto una digressione. Ho trovato, leggendomi questi libretti, la ricetta degli affricamenti, che sono i biscotti tipici di San Giovanni in Persiceto. E allora non mi è dispiaciuto fare questa digressione, mutuando fra l'altro la descrizione dalla pagina di Turismo in Pianura, a cui ho fatto il collegamento, con l'immagine, eccola, se si apre, abbiamo fiducia che si apre. Ce l'abbiamo, benissimo. Ecco, vedete la pagina di San Giovanni Persiceto con l'immagine di Fabrizio dell'Aquila, che viene dalla biblioteca della regione Emilia Romagna. L'ultima sezione di questa parte l'ho decisa dopo essermi resa conto nel corso del lavoro di pubblicazione del volume che il gentil sesso, se mi permettete l'espressione, brillava per la sua assenza, e la cosa non mi era piaciuta per niente, per cui ho dedicato questa pagina alle donne di astronome, cuoche e di astronome, per cui voi in questa pagina troverete una finestra sul mondo, perché l'ho divisa per
cucine più che per paesi, e per ognuna di queste sezioni, quindi la cucina internazionale raccoglie un'antologia di manuali di gastronomia, di cucina, di tenuta della casa, quindi di economia domestica, che contengono ricette che fanno parte un po' di vari paesi. Subito dopo seguono, e ogni box riporta una galleria fotografica con le copertine più significative che fanno riferimento ai libri descritti. Poi ci sono, adesso questo non c'entra niente, momentaneamente inserito e sparirà, la cucina argentina, la cucina australiana e così via. Vedete una pagina completa, austriaca, brasiliana, britannica, canadese, fino in fondo, fino alla cucina messicana. Vi assicuro che con la cucina coreana, la cucina cinese, la cucina giapponese, la cucina russa ho avuto qualche problemino di identificazione, però ci sono anche loro. E tenete presente che, adesso fino in fondo vi faccio vedere tutta la pagina, non voglio perdere troppo tempo, ma vi rimando alla consultazione di questa pagina perché è veramente interessante. E l'ultima è la cucina zimbabuana, tanto per. Ecco, faccio vedere, per ogni autore, per ogni edizione, ho cercato le informazioni più attendibili possibili, quindi voi avete un collegamento all'autrice e un collegamento all'edizione, perché anche in questo caso ho cercato di scegliere possibilmente, tranne un'eccezione o due introdotte per varie ragioni, opere di cui esiste la digitalizzazione, e in questo modo ho scoperto un mondo di biblioteche digitali. Vi faccio vedere per esempio questo che mi ha colpito molto, perché è fatto da una attrice dei fine 800, prima del 900, che ha, e questa è una bellissima biblioteca digitale che contiene dei testi meravigliosi, vedete? Voi andate qui, la sfogliate, raccoglie le ricette proposte da attori della sua epoca, tra questi c'è anche Charlie Chaplin, tanto per dirne uno a caso. Vedete, c'è la foto dell'attore e sotto la ricetta del piatto che questo attore proponeva. È un libretto piuttosto curioso, questo giusto per farvi vedere. Un altro, per esempio, che vi faccio vedere è, mi sembra, nella sezione polacca. Dunque, tenete presente che di queste autrici sono molto più famosi i libri che hanno pubblicato di loro, nel senso che per trovare delle informazioni, e non c'è forse molto da meravigliarsi di questo, per trovare delle informazioni su di loro ho fatto una fatica tremenda, mentre i loro libri nella maggioranza dei casi sono ristampati ancora adesso, quindi questa curiosità. Dunque, vediamo dov'è la cucina polacca, se non ricordo male, eccola qua. Di questa signora, ecco, ho fatto il collegamento con una delle mostre virtuali di Mobbio di cui vi parlavo prima, perché nella lista delle mostre virtuali della pagina del Dipu c'è questa signora a cui è stata dedicata una mostra virtuale. Adesso qui c'è, ecco, vedete, qui si apre, si dovrebbe aprire il, ecco, qui il volume, vedete? In polacco, ovviamente, e così di seguito lo potete consultare. E poi dicevo, no, perché ti sei aperta all'inizio un'altra volta, qua, polacca, eccola qua, ho fatto il collegamento con la pagina di Mobbio che descrive questa.
Il fatto che qualcuno abbia pensato di dedicare a questa autrice una mostra virtuale non mi è sembrato di secondaria importanza. E con questo chiudo quello che ho chiamato il progetto ispiratore. Nella seconda sezione sono raccolti gli incontri che abbiamo fatto in seguito alla pubblicazione del volume. In questa pagina voi trovate una breve spiegazione e l'elenco di tutte le persone che hanno collaborato agli incontri stessi. L'accesso alle singole pagine è possibile in due modi, o sempre dall'indice o da questi riquadri, vedete, che sono sensibili. Ecco, il primo incontro è stato quello di Parma, adesso prima o poi si aprirà anche quello. Vedete, si è aperta la tendina, qui avete l'incontro di Parma e sotto l'incontro di Parma ci sono le singole relazioni della persona e delle persone che hanno partecipato. Quindi a Parma abbiamo avuto, questo non va bene, fai così per farmi rispetto adesso, poi si vedrà prima o poi. Quindi Luigi Pellizzoni e Grazia Maria De Rubis per quanto riguarda la Biblioteca Palatina e Giancarlo Bonizzi che ha partecipato illustrando i libri di cucina della biblioteca di cui è responsabile, che è la Biblioteca Gastronomica di Accademia Barilla. Quindi qui c'è la sua pagina, quindi la sua relazione con alcuni box di riferimento, altri collegamenti, come vedete, le immagini. Lui per esempio ha parlato di Tommaso Garzoni, giustamente, e io ho pensato bene di inserire una galleria fotografica con il capitolo della sua opera, Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, dedicata ai cuochi, che quindi se ingrandite potete leggere tranquillamente. Luigi Pellizzoni aveva introdotto, parlando molto, molto gentilmente del volume e di alcune edizioni possedute dalla Biblioteca Palatina, discorso che aveva poi approfondito nella seconda parte, che ho preferito dividere perché avevano caratteristiche un po' diverse come struttura, approfondendo il discorso con i libri di cucina posseduti dalla biblioteca, i più importanti posseduti dalla Biblioteca Palatina, e soprattutto con una particolare attenzione per la cucina ai tempi dei Farnese. E questa è la sua pagina. Per quanto riguarda Grazia Maria De Rubis, è stata molto gentile perché in quei giorni, divisa tra la Biblioteca Palatina e la Galleria Nazionale, c'era una mostra intitolata Pane Nostro, che aveva come oggetto il pane, una collezione privata di una collezionista che ha raccolto una quantità spaventosa di pani, di cui una buona parte sono stati messi in mostra in quella occasione. Qui c'è una breve galleria fotografica con immagini fornite in parte dalla biblioteca stessa, in parte fatte dalla collega Silvia, che ha peraltro, torno un attimo indietro, realizzato anche le fotografie che documentano il pomeriggio, quindi vedete, c'è la documentazione delle persone che hanno partecipato a quel pomeriggio. Adesso non ve le faccio vedere tutte, ma giusto per mostrarvi tutto quello che è presente in questo lavoro.
La seconda giornata è stata a Piacenza, alla Biblioteca Passerini Landi. Ecco, vedete, il filmino era la stessa cosa che c'era per Parma, che in questo momento non si vede ma si vedrà. Anche qui ci sono le fotografie, vedete, ci sono immagini che ricordano l'argomento trattato. E qui abbiamo l'intervento di Massimo Baucia, che ha introdotto il posseduto della biblioteca su questo argomento, con una galleria fotografica. Alla fine di ogni pagina, di ogni intervento, voi trovate anche una brevissima biografia professionale dell'autore, che non guasta. Il professor Michele Stanca, che ha fatto un excursus facendo riferimento al volume, quindi trattando nello specifico gli autori presenti nelle singole sezioni e soffermandosi su quelli che avevano colpito lui in modo particolare. Quindi vedete che anche questa è una pagina che potete scorrere tranquillamente. La terza è più specifica, sempre curata da Massimo Baucia, che ha parlato proprio del posseduto, quindi di edizioni particolari, edizioni o manoscritti particolari posseduti dalla biblioteca e intramezzati da questi brevi video, molto divertenti devo dire, in cui la sua collega Elisabetta Rausa ha letto alcune pagine delle edizioni, delle opere da lui citate, e quindi se andate e le fate funzionare potete assistere anche a letture, vedete che li ho suddivisi a seconda dell'argomento trattato. Riuscite a vedere abbastanza e qui è tutta la pagina inserita. L'ultima sezione di Piacenza riguarda la mostra che nel 2015 la biblioteca aveva allestito, curata dalla collega di Massimo, Daniela Morsia, intitolata Semi di carta. Molto interessante, e qui mi sono permessa di fare una digressione. Perché? Perché in questa mostra si pone l'accento su un materiale considerato forse minore, dato dai cataloghi di semi, di semi, piante, fiori, che è veramente un mare magnum da questo punto di vista e che è estremamente interessante. Per cui mi sono permessa, prendendo spunto dal video che qui si vede così, se voi vi collegate in YouTube, che c'è la possibilità, lo vedete in grande. Daniela Morsi ha realizzato, insieme a Massimo, ha realizzato questo video che dà conto della biblioteca, della mostra che era stata e che si era svolta ben prima che cominciassero i nostri incontri, su questo materiale estremamente interessante, con particolare riguardo per la ditta Ingegnoli, che da tanto tempo produce cataloghi di semi e piante. E questo mi ha incuriosito, per cui ho fatto una ricerca su questo materiale e ho trovato delle fonti che ne danno conto. Questa per esempio è una pagina che fa una breve storia di questi cataloghi di semi, descrivendoli. Vedete che sono dei veri capolavori, ci sono delle copertine che sono state spesso affidate a veri e propri artisti e che sono veramente, veramente interessanti. Questa è una pagina esplicativa. Dopodiché ho trovato, forse per caso, un indirizzo, per cui ho cercato. Molte di queste che trovate in questa galleria fotografica sono copertine di cataloghi di semi posseduti proprio dalla biblioteca Passerini Landi, però ne ho inserito qualcuno anche di altre biblioteche per documentare che
sono diverse le biblioteche interessate a questo tipo di materiale. Nello specifico ne troverete diverse che fanno riferimento al materiale posseduto dalla Biblioteca Goidanich del Dipartimento di Agraria, grazie al collega Marina Zuccoli e alle sue colleghe che mi hanno dato la possibilità di attingere a questo materiale. Per quanto riguarda vedete una galleria fotografica sui cataloghi stranieri, perché ho trovato questo sito intitolato Diversity Heritage Library, che è una vera e propria biblioteca digitale specializzata in cataloghi di segni, ed è un mondo che si apre, vedete? E sono tutti digitalizzati. Se voi cliccate su queste copertine si apre la digitalizzazione di questi cataloghi, che sono evidentemente considerati documenti dal punto di vista di curiosità, di storia locale, di storia della civiltà, di un paese, insomma, e quindi sono, e ce n'è una quantità impressionante, tutti digitalizzati. Qui ho fatto una galleria fotografica appunto sui cataloghi italiani, sui cataloghi stranieri, su documenti di tipo diverso, quindi riviste che parlano di agricoltura, e potete andare a vedere, e un'ultima sezione, visto che si parlava di Piacenza, dedicata alle conserve di pomodoro. E qui c'è appunto una delle, siccome erano presenti diverse immagini nella mostra realizzata dalla Passerini Landi, ne ho fatto una breve galleria fotografica, e poi ho trovato questo collegamento a questa pubblicazione, che è anche online, che fa la storia, vedete, di tutti i marchi di fabbrica di conserve di pomodoro realizzate fra Parma e Piacenza. È una nostra gloria regionale, la conserva di pomodoro. L'incontro successivo è stato a Ravenna. A Ravenna, dove hanno partecipato, vedete, solito, spiegazione, video, fotografie dell'incontro, e qui abbiamo l'intervento di Floriana Micucci, che ci ha parlato delle edizioni, quindi delle opere di agricoltura e alimentazione presenti nella Biblioteca Classense. Qui vedete ci sono in rosso le figure, quindi potete, ecco, figura 1, vedete? Vedete? Forse vedete? Chissà, se vedremo. Quindi sono collegate, c'è il link a tutte le figure, i numerini in rosso sono relativi alle note al testo. Poi, siccome ho pensato che qualcuno poteva trovare comodo avere anche tutte le figure insieme, alla fine del testo ho fatto una galleria fotografica che riunisce tutte le immagini sparse lungo il testo, quindi le trovate sia nel corpo del testo che qui alla fine. Considerando che le note possono essere anche scomode consultate in questo modo, ho fatto un allegato, erano 4 pagine, ho fatto un allegato alle note che sono stampabili, quindi, oppure sono visualizzabili a parte e quindi leggibili tutte insieme. Il secondo intervento è stato di Daniela Poggiali, che ha dato una interpretazione gastronomica dell'affresco di Luca Longhi, con gli stessi criteri, le immagini, le note, la galleria fotografica alla fine, vedete, potete vedere anche in grande, con i particolari dell'affresco, alcuni testi che fanno riferimento, vedete, particolari che è difficile vedere così da vicino quando si è davanti all'affresco, con i piatti,
e lei dà l'interpretazione di questa apparecchiatura. Il terzo intervento è stato di Angela Schiavina, che ci ha aperto un mondo sulle le grandi apparecchiature rinascimentali, descrivendole. Quindi voi troverete il primo servizio di credenze, il secondo servizio di cucina e così via, con particolari. Vi lascio alla lettura di questa interessantissima pagina. La citazione ovviamente a Vatel come uno dei padri della cucina internazionale, anzi si è aperto il suo intervento con la proiezione di uno spezzone del film per dimostrare cos'era un cuoco, fra virgolette, uno scalco, quali erano in realtà le sue mansioni all'epoca, che andavano ben oltre, e che ha chiuso molto molto gentilmente il suo intervento offrendo una squisita torta di riso che ancora ricordo. A Reggio Emilia abbiamo avuto Maurizio Testanti, che ha fatto una bellissima carrellata sui testi manoscritti a stampa posseduti dalla biblioteca Panizzi. Qui compaiono i video, video interessanti, perché anche il suo intervento è stato inframmezzato dalle letture di alcuni passi dei libri che ha citato, eseguiti, adesso un pochino lento, ma poi lo vedrete, letti dalla sua collega Elena Turci, che ci ha anche cantato una canzone dei primi del Novecento. Io non sapevo che a Reggio ci fosse la società del Pito, cioè del tacchino, con una relativa canzone molto divertente che Elena ci ha cantato. Quindi vedete che ridurre tutto eventualmente a un supporto cartaceo, in questo caso con un materiale di questo tipo, sarebbe stato estremamente non solo difficile ma anche riduttivo. Ecco, vedete, questo è il Pito, qui c'è la canzone e così via. Il secondo intervento è stato di Lisa Bellocchi, che ha posto l'accento su alcune curiosità tipiche, gastronomiche tipiche di Reggio Emilia. E ha citato, fra l'altro, mi ha incuriosito molto, perché ha citato una signora, una gentildonna guastallese, Gaetana Sicchi Ronchi, che oltre a essere una donna molto colta, aveva scritto un sonetto, era specializzata in poesie, aveva scritto un sonetto sulla cioccolata. E siccome non mi ero mai battuta in lei, mi ha molto incuriosito. Per cui sono ricorsa alla collega Alice della Biblioteca Maldotti di Guastalla, che non solo mi ha fornito l'unica immagine esistente di questa gentildonna, ma mi ha fatto anche un regalo extra che dopo vi faccio vedere. Questa è la pagina di Lisa, ve la leggerete perché ci sono delle cose veramente molto curiose, compreso il riferimento alla Spongata. E poi c'è Roberto Marcuccio, che doveva intervenire in quella giornata, ma che purtroppo è stato assolutamente impossibilitato a farlo, perché nel frattempo è stato chiamato ad altro incarico. Ma è stato talmente gentile da farmi avere ugualmente il testo relativo a un piccolo manoscritto di cucina, da lui stesso trovato nel mercato antiquario, e che mi ha descritto, mi ha fotografato. Quindi trovate le immagini di questo piccolo manoscritto e la trascrizione del suo testo con tutte le ricette descritte nel testo stesso.
abbiamo avuto anche un cadeau extra. Adesso lui è responsabile della Biblioteca Universitaria di Genova. Ecco, il piccolo regalo extra legato alla gentildonna guastallese è stato fornito da Alice Setti, appunto, che ci racconta la storia di questa signora, per cui voi potete trovarla scritta qua, e qui trovate anche la riproduzione del suo sonetto sulla cioccolata. Dopodiché mi sono sentita in dovere di fare anche il collegamento alla Biblioteca Mandotti. A Cesena abbiamo Paola Errani, che ci ha parlato del manoscritto di Pietro De Crescenzi, che è il primo testo in regione di grande importanza, di grande attualità, bellissimo manoscritto. Non l'ho riportato tutto qui, ho riportato semplicemente le immagini dell'inizio dei 12 libri. Qui, ecco, vedete. Perché? Perché sono molto interessanti le miniature che danno inizio ai capitoli, perché nella miniatura è rappresentato l'argomento che viene trattato nel libro. È un manoscritto di grande importanza, di grande valore anche per la sua storia, che vi consiglio di andare a leggere. Il secondo intervento è stato fatto da Antonella Campanini, dell'Università di Gastronomia di Pollenzo, che ha fatto un excursus fra cuochi gastronomi che hanno fatto la storia della gastronomia, soprattutto italiana, concludendo, molto interessanti, con citazioni molto, molto puntuali, le solite note col solito criterio che vi dicevo prima, e che conclude giustamente con il gastronomo per eccellenza, Artusi. Quindi voi potrete leggere il suo testo. Questo è il volume che abbiamo pubblicato nella nostra collana, non mi è sembrato peregrino citarlo. E poi ritorna la nostra amica Paola Errani, che per l'occasione ha realizzato una bellissima mostra con i testi, alcuni dei testi di cucina e di agricoltura presenti alla Biblioteca Malatestiana, suddivisi per argomenti, e qui trovate le gallerie fotografiche. Vi consiglio di andarle a vedere, perché le immagini sono state realizzate da quel bravissimo fotografo che ha la Malatestiana, che è Ivano Giovannini, che ci tengo a citare perché è veramente un professionista di rara capacità. Se notate la cura con cui sono state fatte, vedete, questo è un autore che disegna piante e fiori, e qui ne trovate alcune a titolo di esempio, sono meravigliose. E questa è la terza pagina di Cesena. Dopodiché passiamo a Ferrara con gli estensi. Ferrara, qui trovate le solite immagini scattate quel giorno da Silvia. Allora, qui abbiamo le colleghe Mirna Bonazza, che ha trattato i tre grandi cuochi, Messis Dugo, Colle e Rossetti, con una descrizione molto puntuale della loro importanza nella storia della cucina, e anche con la concessione delle slide che aveva preparato per il giorno dell'incontro, insomma. Poi abbiamo Arianna Kemp e Angela Poli, che ci hanno ricostruito per l'occasione la mostra che era già in atto nel momento
dell'incontro intitolata Il gusto nei libri, e qui abbiamo un assaggio di quello che era stato messo in mostra, molto interessante, ve li lascio da vedere. Ecco, e gli ultimi, la Nuta e il suo caviale, è benvenuta, e il romanzo delle anguille. Avevano preparato, adesso io non lo so se qua si vede bene, ma avevano preparato un cartellone che ho cercato di rendere il più possibile, adesso qui non si vede molto, però ingrandendolo, quando siete a casa ci guardate, se ingrandite lo guardate a pezzettini, penso che riusciate a leggere quasi tutto quello che c'è scritto sulla storia del caviale, estremamente rinomato nella zona del Ferrarese, e il romanzo delle anguille, sono i due prodotti tipici della zona ferrarese. Un ultimo regalo che ci ha fatto Mirna Bonazza è stato questa paginetta sul pan papato, dolce tipico ferrarese, di cui ci racconta la storia e alla fine, per chi può interessare, ci dà la ricetta. Quindi, se vi volete cimentare, qui c'è la ricetta del pan papato classico, risalente a fine 800 e pare anche buona. Modena. A Modena ci siamo trovati all'Accademia di Scienze, Lettere e Arti. Qui mi soffermo un attimo su questa immagine che ho messo nella pagina di copertina, perché ho riportato uno degli affreschi presenti al Castello di Spezzano, che è meraviglioso, se qualcuno non l'ha visto lo vado a vedere perché è davvero splendido. Ho fatto il collegamento con la pagina di IBC Multimedia, dove è tutto riprodotto, vedete qua, scorrete, adesso vi faccio vedere un'immagine di insieme della sala, perché ne vale veramente la pena, dove sono descritti tutti i centri che facevano capo a Modena e che erano rinomati per una coltivazione particolare. Vedete, questa è la sala, veramente bellissima, vale la pena di essere vista. Qui per esempio ho riportato questa immagine di Sassuolo, dove è rappresentato nella campagna un bosco di olive sulle mura del castello, cespugli di capperi, il cui frutto è alla base della produzione della salsa verde per bolliti tipica di Fiorano. Qui abbiamo l'introduzione di Paola Di Pietro, che cita il volume Agricoltura e Alimentazione e sulla base delle citazioni fa riferimento ad alcuni dei volumi posseduti dall'Accademia, che era una raccolta bellissima di testi soprattutto di agricoltura, e che fa una giusta citazione di Muratori e della sua opera della Pubblica Felicità, per cui mi sono sentita in obbligo di inserire nella galleria fotografica il capitolo della sua opera che parla dell'agricoltura e che è leggibile con le stesse modalità che vi facevo vedere prima in altre occasioni. Poi abbiamo l'intervento di Piera Medeghini Bonatti, che invece fa un vero e proprio esperta di botanica, che fa un vero e proprio excursus fra i testi di agricoltura presenti nella biblioteca. E qui ci sono alcune immagini e la citazione di alcuni degli autori più significativi. L'ultimo intervento è stato di Michele Melegari, che ci parla delle proprietà terapeutiche del mirtillo nero dell'Appennino. Io per esempio non sapevo assolutamente
che nel nostro pennino crescesse un frutto di doti terapeutiche così, così importanti. Vi lascio, vi rimando alla lettura di questa introduzione e alla visione delle slide che il professore aveva preparato, professore di farmacia, che aveva preparato per l'occasione. A Faenza, bellissimo incontro, come facevano a mettere la ricetta della pianina in dialetto romagnolo, non si poteva non metterlo, e sotto per prudenza ho inserito anche la traduzione, perché il dialetto romagnolo non è facilissimo. Qui abbiamo tre interventi molto interessanti, come tutti d'altronde. Quello di Giuseppe Bellosi, che parla appunto del rapporto fra cinque dialetto, quindi molto divertente e molto interessante, e vi rimando anche qui alla sua lettura. Vado troppo in fretta? Va bene così? E poi dovete andare a leggerlo voi, Beppe San Giorgi, che aveva appena pubblicato il suo studio nato dalla ricerca su documenti, una lunga ricerca su documenti sul Sangiovese, sull'origine del nome del Sangiovese, quindi da dove viene il nome Sangiovese, e anche questo è di lettura molto molto interessante. E poi finisce la nostra amica Daniela Simonini della Biblioteca Manfrediana con l'allestimento di una piccola ma molto molto stimolante mostra che ha realizzato apposta per quella giornata, e di cui vi riportiamo qui nella galleria fotografica alcuni dei testi esposti, fra cui quella meraviglia libro sulla frutta di Galesio, con quelle immagini strepitose. Infine l'ultimo incontro fu lì con e qui siamo andati alle collezioni del Novecento, quindi al Museo di arte contemporanea, in cui abbiamo avuto il collega Orlando Piracini, che ci ha illustrato la presenza del cibo, quindi della tavola, nelle pitture presenti a Palazzo Romagnoli e non solo. E qui avete proprio una carrellata molto simpatica di alcuni dipinti. E dei loro autori. Abbiamo l'intervento di Elide Casali su un argomento fascinosissimo, che è quello, almeno per quello che mi riguarda, dei lunari e degli almanacchi. Io ho dedicato una sezione nel volume, perché i lunari e gli almanacchi erano estremamente legati alla vita contadina. Con i lunari e gli almanacchi gli agricoltori si regolavano per la loro attività, e Elide ci fornisce fra l'altro una scoperta non da poco, perché ha ritrovato nella biblioteca Safi di Forlì una raccolta di lunari almanacchi strepitosa, di cui abbiamo cercato di dare conto in questa sezione. Quindi voi troverete tutte le immagini possibili di questi almanacchi, che potete ingrandire, con la relativa spiegazione, anche qui note e figure relative. Vedete? Ecco.
quindi citando i più rinomati, soprattutto romagnoli, quindi qui siamo nello specifico della donna. E poi l'ultimo intervento è stato quello di Antonella Imolesi, responsabile dei fondi antichi e soprattutto del fondo Piancastelli della Biblioteca Saffi, che aveva realizzato una gustosissima mostra di testi presenti alla Biblioteca Saffi e di cui qui c'è un breve assaggio. E con questo è finito il ciclo Sapori in Biblioteca. A lato di questi incontri però io ho ricevuto in quei mesi anche una serie di richieste da parte di alcune istituzioni di presentare il volume, e anche questi sono stati incontri che poi si sono rivelati molto interessanti. Primo, perché sono avvenuti tutti all'interno di eventi, festival già consolidati e realizzati da diversi anni nelle singole zone, come per esempio Roma Merz e così via, ma anche perché nel corso di quegli incontri in cui mi era stato chiesto di parlare specificatamente del volume, in realtà sono emersi anche altri discorsi che ho reputato tanto interessanti da non andare dispersi, esattamente come questi. E quindi li ho chiamati Oltre i sapori in biblioteca. Questi sono 7 incontri che sono avvenuti, anche qui avete nella pagina di copertina, avete l'elenco delle persone che hanno che erano presenti a questi incontri e che hanno sviluppato argomenti, discorsi particolari, che poi mi hanno fornito il testo di questi discorsi, che sono di volta in volta all'Archivio di Stato. Vedete, ho dato anche conto del festival, dell'evento entro il quale era stato inserito questa presentazione. All'Archivio di Stato la Deputazione di Storia Patria organizza tutti gli anni degli incontri, delle presentazioni. In questo caso c'era la professoressa Donati che parlava della cucina antica, romana. E quindi io mi sono timidamente affiancata raccontando un po' delle mie storielle. È stata così gentile da fornirmi il testo del suo intervento, leggermente riassunto ma molto, molto chiaro, con una serie di immagini che ho allegato sia lungo il testo che come galleria fotografica. Dopodiché ho fatto alcuni collegamenti a pagine web che mi sembravano molto pertinenti o a pubblicazioni, iniziative nostre che mi sembravano altrettanto, fatte in passato, che mi sembravano altrettanto pertinenti. Quindi questa è stata la giornata d'Archivio di Stato di Bologna, a cui è seguito una giornata a Ferrara, perché una delle insegnanti del liceo Ariosto mi ha invitato in quanto faceva partecipare alla sua classe, che aveva la maturità, quindi una quinta, a un progetto del Ministero che sottolineava l'importanza della normativa che regola l'alimentazione, la produzione di alimenti. E quindi, avendo visto la sezione che avevo inserito nel volume, che trattava appunto le antiche leggi sul discorso dell'agricoltura e dell'alimentazione, mi aveva chiesto se potevo fare una lezione, una conversazione con lei e i suoi ragazzi su questo argomento, ed è stata una cosa molto carina, molto interessante. Ho fornito anche il link alla pagina della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea Legislativa, che parla appunto di questo progetto. E poi, visto che i ragazzi sono stati così bravi da realizzare un video che documenta tutto l'incontro, l'ho inserito perché era giusto premiarli per la loro buona volontà, visto che sono stati attenti per tutte le 3 ore che ho parlato. Incredibile. Poi c'è l'incontro di Campotto,
Museo delle Valli. E qui le responsabili del museo avevano organizzato per la serata, all'atere della presentazione del mio volume, un laboratorio per insegnare ai bambini come si fa la coppia ferrarese. E questa è stata una cosa divertentissima per tutti, perché dopo le abbiamo anche mangiate. E quindi mi sono sentita in dovere di riportare la storia della coppia ferrarese, che trovate con tutti i relativi link, visto che non è farina del mio sacco, visto che c'è anche l'indicazione geografica protetta coppia ferrarese, mi sembra giusto che si sappia. Poi, San Venanzio di Galliera, Palazzo d'Onore, qui si è parlato del volume, ma anche e soprattutto di quello che era una tipicità della zona, e di questo ha parlato Valerio Artioli, e cioè del riso, della coltivazione del riso, che è fiorentissima in zona. E questa è una cosa veramente che personalmente non ero sicura di sapere, per cui ho imparato tantissime cose, è stato bellissimo questo lavoro. Il Comitato per Bologna Storica e Artistica mi ha chiamato per presentare il volume, e qui ho pensato bene di fare un elenco di tutti i contributi, i saggi che nel corso della pubblicazione della rivista storica del Comitato, che è Estrema Storica Bolognese, tutti i contributi che sono stati scritti dal primo numero all'ultimo, che riguardano l'agricoltura o l'alimentazione. Quindi qui trovate un elenco di questi argomenti, e in più ne ho trovato uno talmente carino, collegato anche, carino, interessante, collegato con uno degli argomenti che avevo trattato nel volume, che ne ho fatto un riassunto, ed era un contributo di Gian Ludovico Masetti Zannini su questa canonichessa erborista, Semidea Poggi, e vi rimando alla lettura di questo breve testo. Poi c'è stato l'incontro di Vignola, bellissimo, interessantissimo, in cui il responsabile del centro di documentazione della Fondazione di Vignola, alla fine della presentazione del volume, ha fatto una bellissima visita guidata ai sotterranei del palazzo con le cucine, quindi una parte che non si vede abitualmente, e poi mi ha mandato il testo, il riassunto di tutta la visita guidata che ha fatto, facendo anche dei collegamenti non così scontati. Anche questo un discorso molto interessante. L'ultimo incontro è stato a Lugo, alla Rocca Estense. Sono stata invitata niente meno che dal Vita Club del Fornello, che alla fine, vi assicuro, ha organizzato un buffet degno di miglior causa, secondo me, comunque veramente, veramente notevole, e dove ho saputo di questa curiosità locale, che sono i Capperi della Rocca. E anche qui una cosa molto interessante, perché sono raccolti e prodotti e messi in vasetto dall'amministrazione municipale, che poi lascia, una volta fatta la prima raccolta, tutti i capperi che restano sulle mura della Rocca, che ne produce in quantità impressionante, possono essere raccolti dagli abitanti, dai lupiesi, insomma. E questa è un'altra pagina molto, molto simpatica e molto curiosa da leggere. E questi sono stati gli altri incontri. L'ultima sezione riguarda la mappa. La mappa di che cosa? La mappa di tutto quello che vi ho detto fino adesso. Cioè, è divisa in tre, adesso questa immagine ve la spiego dopo. Questa mappa serve per visualizzare la distribuzione che è stata fatta nel corso di questi incontri. Questo in verde, che ho chiamato partner, è la visualizzazione
conto anche me stessa se avevo distribuito abbastanza equamente la cosa, mi sembra che insomma ragionevolmente non sia male. La sezione rossa chiamata gli incontri invece visualizza i luoghi degli incontri di sapori in biblioteca. La terza, quella dei sette incontri ultimi di Oltre i sapori in biblioteca. La cosa che può risultare abbastanza comoda è che da qui, per esempio, ma anche dalle altre due sezioni, se cliccate sul marcatore compare l'immagine della biblioteca, che sono preso una a caso, e se cliccate ancora c'è il collegamento alla pagina della biblioteca, dell'istituzione, insomma, che fa, vedete, quindi qui si va direttamente alla pagina dell'istituzione, della biblioteca, c'è la passerella di Landi, qua così, ecco, vedete, andate nella pagina della passerella di Landi. Ok. L'immagine che mi è sembrato molto, molto pertinente qui è questa che mi è stata gentilmente fornita dal collega Campadini dell'agricoltura e che è la mappa DOP, che qui vedete così, però se cliccate lì la vedete in grande, con le tipicità della nostra regione. Ecco, io credo di aver finito. Se vi ho annoiato, scusatemi. È una pagina che vedete online, quindi ci potete arrivare tramite la pagina dell'istituto, come vi ho fatto vedere prima, ma se imparate a memoria l'indirizzo, lo mettete tra i preferiti, la potete vedere tranquillissima. D'accordo? Va bene? Qualche curiosità? Sono stata troppo lunga? Ma no, quasi superata. Bene, finito. Allora, io il collega mi ha installato Mobio nel mio computer lo scorso marzo del 2016 e poi ho cercato di capire come funzionava e poi l'ho finito a marzo di quest'anno. Ma non dico notte e giorno perché alle 7:30 l'istituto chiude, però insomma è un lavoro che secondo me dà delle possibilità, nel senso che magari l'esperto, magari lo studioso già esperto di queste cose non ci dà, però il fatto del curioso di questi argomenti, di chi vuole approfondire determinate tematiche e che non ha eventualmente la possibilità, in questo modo può attingere a tante fonti di informazione che a loro volta lo possono rimandare ad altre fonti di informazione. E questo credo che non sia una cosa da poco al giorno d'oggi. Ecco, è l'aspetto di questo strumento che mi è così amore odio, diciamo, che ho apprezzato di più, nel senso che veramente cercando per allestirlo ho scoperto, io che credevo di avere navigato in tutti i siti, in tutte le biblioteche, di geobanche dati, eccetera, ne ho scoperte di assolutamente insospettate, ecco, per quello che mi riguarda. E questo mi ha dimostrato per l'ennesima volta che fino all'ultimo giorno c'è da imparare, semplicemente. È stato un lavoro veramente fra libro e questo è stato un lavoro davvero con cui concludo la mia carriera in maniera molto gratificante.